Vendere casa entro e dopo i 5 anni. Quali insidie si nascondono? Ciao, sono Ernesto Palano, consulente immobiliare, e in questo video voglio aiutarti a capire quelle che sono le insidie che si nascondono quando decidi di vendere la tua casa prima e dopo i 5 anni dall'acquisto. Vendo entro i 5 anni. Il giorno dell'atto, quando siamo dal notaio e il notaio sta leggendo finalmente il nostro atto di acquisto, la maggior parte delle volte quello che dice entra da una parte, esce dall'altra. Siamo talmente emozionati che non ci ricordiamo esattamente tutte le parole che dice. E una delle cose alle quali dovremmo fare davvero attenzione è quando ci spiega la legge prima casa. La legge prima casa mette dei limiti nella vendita dell'immobile acquistato con queste agevolazioni. E uno dei limiti è proprio la rivendita dell'immobile acquistato entro i 5 anni dall'acquisto. Cosa succede se io vendo un immobile acquistato entro i 5 anni dall'acquisto usufruendo delle agevolazioni prima casa? Una delle cose alle quali fare davvero attenzione è una: sposta subito la residenza. Una delle condizioni per le quali non avere assolutamente problemi se acquisti e vendi una prima casa è proprio quello di spostare immediatamente la residenza dopo l'acquisto dell'immobile. Questo perché? Perché la legge prima casa dice che se io acquisto e vendo un immobile entro i 5 anni, devo mantenere la residenza all'interno di questo immobile per la metà del tempo più un giorno dall'acquisto alla vendita. Questo è un passaggio fondamentale al quale dobbiamo porre molta attenzione. Per evitare qualsiasi tipo di problema, per evitare qualsiasi tipo di calcolo, ti consiglio di spostare immediatamente la residenza dopo che hai acquistato la tua casa con le agevolazioni prima casa. Un'altra cosa al quale fare attenzione è questa: acquistando come prima casa, noi abbiamo diritto a uno sconto dell'imposta di registro. L'imposta di registro che andiamo a pagare è del 2%, diversamente dal 9% che è l'imposta ordinaria. Questo cosa vuol dire? Che se noi vendiamo una casa acquistata con l'agevolazione prima casa e, come dice la legge, non ricompriamo entro un anno, lo Stato ci chiederà la differenza di imposta. Quindi ci troveremo a pagare dal 2% che avevamo pagato il giorno dell'atto una differenza del 7%. Questo capita nel momento in cui non vai a riacquistare entro un anno dalla vendita del tuo immobile acquistato come prima casa. Ulteriore problema al quale andiamo incontro se vendiamo una prima casa nei primi 5 anni e non riacquistiamo e nella vendita abbiamo una plusvalenza di valore, per farti capire, abbiamo acquistato a 100, rivendiamo a 150, la plusvalenza sono quei 50.000 euro, lo Stato andrà a tassare questa differenza. La tassa, o meglio l'imposta che andiamo a pagare, è del 26% sul guadagno che abbiamo avuto. Tutto ciò che ti sto raccontando capita se, numero 1, non sposti immediatamente la residenza dopo il tuo acquisto. Numero 2, se vai a vendere un immobile acquistato come prima casa e non ricompri entro un anno. Vendo dopo i 5 anni dall'acquisto. Come visto, vendere un immobile acquistato entro i primi 5 anni dall'acquisto porta con sé diverse problematiche. Tutte queste non ci sono quando parliamo di vendita dopo i 5 anni dall'acquisto. In quel caso non abbiamo né il vincolo di ricomprare entro un anno e neanche la plusvalenza. Quindi, passati i 5 anni dall'acquisto, non ci vanno a tassare la differenza tra quanto avevamo acquistato e quanto andiamo a vendere. Spero che questo video ti sia stato utile e se ti fa piacere visita il mio sito www.ernestopalano.it. Ciao!